Cari lettori, in questi giorni la nuova e drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha riportato alla memoria di molti di noi la descrizione che Alessandro Manzoni fece nei Promessi Sposi dell'epidemia di peste che colpì Milano nel 1630. Riprendendo in mano il capolavoro del Manzoni, voglio invece soffermarmi su un capitolo che precede quelli dedicati al racconto dell'epidemia, in cui lo scrittore riassume la biografia del cardinale Federico Borromeo, allora arcivescovo di Milano. Non intendo discutere se le parole di Manzoni costituiscano un panegirico o un ritratto storicamente equilibrato del prelato, ma sottolineare come giustamente il Manzoni dia spazio al racconto dell'eredità senz'altro più duratura e innovativa dell'azione del cardinale, la fondazione, cioè, della Biblioteca Ambrosiana di Milano, aperta al pubblico con solenne inaugurazione e partecipazione popolare l'8 dicembre 1609. Certo, l'intenzione del cardinale era di dotare Milano di una biblioteca con lo scopo di costruire, tramite la raccolta e lo studio delle origini della tradizione cattolica, un baluardo contro l'avanzare della riforma protestante. Secondo un'interpretazione però non meramente repressiva dello spirito della controriforma. Così, racconta Manzoni, oltre al dono di manoscritti e libri di proprietà, Federico spedì 8 uomini dei più colti e esperti che poté avere, a farne incetta per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano, a Gerusalemme, riuscendo a costituire un primo patrimonio di circa 30.000 volumi stampati e 14.000 manoscritti, tra cui l'Ilias Pitta del V secolo e il Virgilio miniato da Simone Martini con annotazioni del Petrarca. Nella concezione di Federico, la biblioteca si discosta dai modelli esistenti, presentandosi non solo come un centro di raccolta documentaria, ma come una vera e propria istituzione di produzione culturale. Spiega Manzoni. Alla biblioteca unì un collegio di dottori e il loro ufficio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, antichità ecclesiastiche, lingue orientali, con l'obbligo ad ognuno di pubblicare qualche lavoro sulla materia assegnatagli. Vi unì un collegio da lui detto trilingue per lo studio delle lingue greca, latina e italiana. Un collegio di alunni che venissero istruiti in quelle facoltà e lingue per insegnarle un giorno. Vi unì una stamperia di lingue orientali, cioè dell'ebraica, caldea, arabica, persiana, armena, una galleria di quadri, una di statue e una scuola delle tre principali arti del disegno. Il cardinale stabilì anche le regole per l'uso e il governo della biblioteca. Delineò prima di tutto l'obbligo di un aggiornamento continuo e costante del patrimonio della biblioteca, secondo i modi e le forme del tempo. Prescrisse al bibliotecario, scrive Manzoni, che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d'Europa per avere da loro notizie dello stato delle scienze e avviso dei libri migliori che venissero fuori in ogni genere e farne acquisto. Inoltre, e questa è senz'altro la novità più sorprendente anche agli occhi dei contemporanei, leggo, prescrisse al bibliotecario di indicare agli studiosi i libri che non conoscessero e potessero loro essere utili,
ordinò che a tutti, fossero cittadini o forestieri, si desse comodità e tempo di servirsene, secondo il bisogno. Cronologicamente, l'Ambrosiana non è la prima biblioteca aperta al pubblico. Prima di lei, per vicende particolari, lo aveva fatto la splendida Biblioteca Malatestiana, aperta a Cesena dall'Ordine Francescano nel 1454 ed inserita dall'UNESCO nel 2005 nel Registro della Memoria del Mondo, in quanto esempio di biblioteca monastica umanista giunta fino a noi, perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria. Parimenti, a Napoli nel 1586 apriva al pubblico la Biblioteca dei Girolomini, ospitata nell'oratorio del complesso monastico, e pochi anni prima dell'Ambrosiana, nel 1602, la Biblioteca Bodleiana dell'Università di Oxford in Inghilterra. Ma nessuna biblioteca fino ad allora aveva interpretato in senso così ampio la propria pubblica utilità. Si notava allora come cosa singolare, spiega Manzoni, che in questa libreria, eretta da un privato quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse e datogli anche da sedere e carta e penna e calamaio per prendere gli appunti che gli potessero bisognare, mentre in qualche altra insigne biblioteca pubblica d'Italia i libri non erano nemmeno visibili, ma chiusi in armadi, donde non si levavano se non per gentilezza dei bibliotecari, quando si sentivano di farli vedere un momento. Non più chiusi negli armadi o incatenati ai leggii come nelle biblioteche rinascimentali, i libri erano esposti alla vista e disposti su più livelli, secondo un modello che durerà per secoli, lungo le pareti delle ampie sale da lettura, in modo da circondare completamente il lettore e magnificare così la grandezza e la vastità della conoscenza. Forse qualcuno di voi avrà riconosciuto nella concezione federiciana qualcosa dello spirito che anima le biblioteche comunali che normalmente frequenta. Le nostre biblioteche di pubblica lettura sono figlie della grande rivoluzione ottocentesca, quando le grandi trasformazioni economiche e sociali prodotte dalla rivoluzione industriale determinarono la nascita delle public library. Per poter soddisfare allora le esigenze culturali di carattere preeminentemente informativo, educativo, ricreativo e non tanto di studio e di ricerca delle nuove classi lavoratrici, le biblioteche di pubblica lettura dovevano dotarsi di un patrimonio recente e continuamente aggiornato. I documenti, non più considerati beni storico-artistici da preservare gelosamente, venivano disposti sui nuovi scaffali aperti e resi direttamente accessibili ai lettori, che ne potevano usufruire con una libertà fino ad allora sconosciuta. Nasceva allora e poi si perfezionava e si diffondeva universalmente il modello della biblioteca della comunità per la comunità, capace di fornire un servizio di tutti per tutti, ed erogato, come recita il manifesto UNESCO per le biblioteche del 1994, senza distinzione di età, sesso, religione, nazionalità, lingua e condizione sociale. Così, cari lettori, non c'è progetto, decisione, azione posta in essere dai vostri bibliotecari che non sia ispirata a soddisfare sempre meglio e di più le esigenze espresse o inconsapevoli dei propri lettori. Che si tratti di scegliere le nuove opere da acquistare, che si tratti di pensare ad una nuova, più efficiente ed accogliente disposizione di scaffali e di libri,
di valorizzare particolari tipologie documentarie, di promuovere nuovi servizi o di cercare di mantenere un contatto con chi frequenta la biblioteca anche in situazioni di emergenza, anche adesso, anche così. Le biblioteche vogliono bene ai lettori. Vogliate bene alle biblioteche.